Qui con Pino D'Alessandro, presidente e maestro della Promo Tennis. Questa sera per Vasto c'è un nuovo inizio, quello del Parco Verde di Vasto Marina. Come è nata l'idea di prendere in gestione anche questa struttura e di ammodernarla principalmente? Ma intanto era una struttura che stava in degrado da diversi anni e, essendo un amante dell'impiantistica sportiva, da appassionato, era un peccato, e quindi subito ho cercato di cogliere l'occasione per poter fare qualcosa anche a Vasto Marina, proprio per cercare di dare una valvola di sfogo all'attività già fatta al quartiere San Paolo e soprattutto per andare incontro al turismo. Anche perché l'hai detto proprio adesso, a San Paolo l'impianto è un fiore all'occhiello per tutta la città, la tua attività sportiva va avanti da una vita. Con la Promo Tennis da 20, in questi anni hai raccolto parecchi successi. Sei soddisfatto del lavoro svolto finora? Ma se 20 anni fa mi avessero detto che saremmo riusciti a realizzare quello che è stato fatto presso il quartiere San Paolo e oggi ad inaugurare questo impianto a Vasto Marina, l'avrei preso per un visionario. Però come tutte le cose bisogna crederci e i sogni possono anche alcune volte essere realizzati. Hai detto che potrebbe essere una valvola importante anche per il turismo, invece come farai a raccogliere i vastesi e a portarli qui a Vasto Marina? Ma il nostro intento a livello di consiglio direttivo è che questa struttura non debba funzionare solo nel periodo estivo ma anche nel periodo invernale. Intanto iniziamo in questa maniera, poi in futuro vorremmo coprire questo campo che sarebbe la seconda fase nostra, la terza la dovrà fare l'amministrazione. Sono due campi, uno in erba, questo è una superficie nuova, cosa puoi dirci della struttura? Sì, questa è una novità per il territorio, non è il classico cemento perché c'è una resina e sotto una resina c'è un elastomero che dà la possibilità appunto di essere più morbido rispetto ai classici campi sintetici, e la stessa superficie con la quale si gioca agli Australian Open, Flushing Meadows, Miami, Indian Wells e altri tornei del circuito che rappresentano il 75% dei tornei nell'ambito mondiale. È una superficie che permette sia un uso professionale e sia un uso amatoriale. Vedendo i risultati della tua società possiamo dire che il lavoro paga, perché da quando hai in mano la Promo Tennis i successi, dai ragazzini fino ai più esperti nelle varie categorie, sono numerosi. È un altro motivo di vanto quello di raccogliere successi in Abruzzo, ma non solo. Sì, ma questo ci deve sempre far agire con umiltà, perché sappiamo bene anche i nostri limiti. Siamo una struttura sempre di quartiere che cerca di continuare a crescere, e non solo nell'ambito sportivo ma anche in un ambito più ampio.